Ce l'abbiamo. Segretario, prego. Buonasera colleghi, diamo inizio al Consiglio Comunale odierno verificando il numero legale. Prego, segretario. Qua. E allora, i grandi. Bernardo, Calabrese, Chiavola, presente. Però hai detto presente, hai detto presente. Vabbè, ma comunque tanto stanno entrando. Jurato. Caruso. La Porta. Ilardo. Gurrieri, Occhi Pinti, Lalicata, Pasta, Mezzasalma, Mauro, Criscione, Schininà, presente, ok, Antoci, Podimani, Sortino, sì, Firincelli, non c'è, Zagami, Buscemi, non c'è, Galifi, e Bitetti, 19, e ora anche 19 presenti, la seduta è valida. Diamo inizio con la consueta mezz'ora dedicata al spazio dedicato alle domande. Se no passiamo direttamente al primo punto all'ordine del giorno. Prego, collega Laporta. 4 minuti. 4 minuti. Bastano 4 minuti, Presidente. Presidente, Giunta, colleghi consiglieri. Ho visto sul posto e anche avevo letto precedentemente un'ordinanza sulla spiaggia dei Americani, no? A Marina di Ragusa. Non so chi è di competenza, se ambiente l'assessore d'asta. Dice che c'è l'acqua inquinata da solo, dal suo punto suo. Assessore Giuffrida, mi ascolti, forse lei è più addentro alla questione. Intanto chi è l'assessore, diciamo, penso che sia d'asta, no? È giusto? Oh, perfetto. Allora, io leggo delle bufale, no? Inquinata l'acqua nella spiaggia ex depuratore. Ma non era là solo questo discorso, no? Stamattina soffiava un vento di ponente. Penso che se c'è l'inquinamento si propaga in tutto il litorale, no? Assessore, questa situazione così strana, no? Dobbiamo risalire all'anno scorso, nel mese di agosto, se si ricorda, no? Assessore, io ero là a prendere il bagno, ho visto, anzi, non sono stato io, mia moglie dice: ma guarda, guarda cosa c'è. Ho visto che l'acqua bolliva, no? C'è qualche polipo, gli ho detto io scherzando, no? Mi sono avvicinato e ho visto che c'era,
tutto il tubo alzato a velo d'acqua sopra, no? A 5 minuti già c'è stato movimento del personale per vedere, già erano avvisati, quindi se succede ora, io non penso fra 5 minuti avevano il tempo di scendere da monte, no, e arrivare là, quindi il problema c'era, esisteva ed eravamo in piena già efficienza come i Blea Acqua. Bene, oggi cioè, fare un'ordinanza del genere è prendere in giro alle persone, le persone che sanno come funziona là, e dall'anno scorso non è intervenuto nessuno perché dovevano intervenire attraverso dei mezzi per sollevare il tubo che è così, c'ha un diametro, non lo so, 30 centimetri, 40 centimetri di diametro, perché pompando da monte vuol dire ci sono delle giunture che sono state, diciamo, un po' allargate, e quindi lo sversamento è ovvio che ora. Io dico, mettere un divieto il comune, no? Ma anziché mettere un divieto, lo dovevano mettere in tutto, lo dovevate mettere in tutto il litorale, dice acqua inquinata a Marina della Ragusa, auto a bandiera blu. Allora, come mai, se lei assessore, no, è a corrente, come mai un disagio, un problema che si è verificato l'anno scorso in agosto, no, ancora è in aria? No? E ora questa cosa, una tabella, divieto di balneazione, è assurda una cosa del genere, assessore. Quindi chiamiamo immediatamente chi di competenza, se è Blea Acqua, no? E allora o affittano un elicottero, lo devono sollevare sul tubo, il tubo, cioè non è che si è sollevato un metro di tubo, 40-50 metri di tubo galleggiava e usciva a zampillo, io avevo il video. E all'epoca l'avevo mandata anche al settore ambiente di Ragusa. Per giunta cioè, non lo mette nei social, ma io non ne metto nei social queste cose, però ho riparato questo problema qua. Ora, cioè, ditemi, mettere un cartello del genere già all'inizio di stagione, perché già la gente si fa il bagno, cioè, ma si deve intervenire subito, si prendono i mezzi idonei per sollevare queste cose e fare la riparazione. Perché l'acqua inquinata non è solo là, oggi il vento soffiava e ce n'è vento a Marina, da ponente, da levante verso ponente, quindi si immagina lo sversamento che c'è dove va a arrivare. Cioè io solo, almeno si muove l'assessore d'asta, se è a corrente, ma è difficile di a corrente d'asta. D'asta. Grazie. Si piace fare solo scenate, pupiate, no? Cioè, si deve intervenire, assessore, perché poi quando è tardi un problema scoppia. Grazie mille, grazie. Scusa. Altri interventi, colleghi? Sì. Prego, collega Firingieli, entra e parla. Entra, lo dico alla segreteria, in modo tale da far mettere la presenza. Buonasera, vice sindaco. Non c'è il sindaco, buonasera presidente, segretario generale, assessori, colleghi consiglieri, amici della Polizia Municipale, della stampa, chi ci ascolta da casa e chiunque a vario titolo è all'interno dell'aula consiliare, nonché vedo il dirigente Alberghina ma anche il dottore Cannavò, il nostro comandante dei vigili urbani. Niente, solamente per ricordare all'ufficio, ai vari uffici a cui ho indirizzato degli accesso atti ormai da tempo, di sollecitare le risposte. Nella fattispecie abbiamo inviato un accesso atti all'ufficio verde ambiente riguardo al taglio degli alberi alla villa di Ibla, e quindi stiamo parlando di oltre un mese fa, segretario, di oltre un mese fa, più di un mese fa, più di un mese e mezzo fa. E ancora attendiamo risposte. Abbiamo inviato al signor segretario generale, in occasione del piano regolatore, richiesta di risposta, insomma, sulla parte su quella interrogazione e quella esortazione, insomma, che abbiamo fatto al suo ufficio
che poi è stata anche inserita all'interno del piano regolatore. E quindi poi, ripeto, ci sono alcune interrogazioni alle quali, tra l'altro, vedo qui l'assessore Gurrieri rispetto per esempio al nuovo servizio di car sharing, sul quale insomma avevo fatto alcune richieste alle quali purtroppo ancora non è arrivata risposta. Tipo, voglio semplicemente fare un esempio, visto che ho visto che l'assessore probabilmente non è al corrente, sono stati sottratti ai parcheggi per i diversamente abili. Sono stati, se lei poi mi risponde dopo un mese e nel frattempo ma se lei mi risponde dopo un mese e nel frattempo avete sostituito o comunque avete ritrovato in zona altri parcheggi, un altro paio di maniche. Però io ho fatto un'interrogazione ormai un mese fa, un accesso agli atti, gradirei avere delle risposte. Niente, era solamente per questo, quindi una comunicazione di servizio. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Possiamo passare al primo punto all'ordine del giorno? Prego, collega Chiava. Grazie Presidente. Assessori presenti e colleghi consiglieri, dedichiamo questa seduta, questa mezz'ora per le comunicazioni. Volevo ricordare qualcosa sulla celerità della manutenzione. Abbiamo, credo, qualche problematica sulle manutenzioni che negli anni precedenti non c'era, nel senso di lentezza, non altro. Io uso i canali ufficiali che avete anche voi, no? Se devo segnalare lampadine, pubblica illuminazione, @comune.ragusa. Se devo segnalare scerbature, problemi di disagio, come quello che c'è al BAM adesso, se provate a scendere sotto il BAM, sotto le scale, non so se è di competenza del BAM quello o è di competenza nostra, si avverte un vero disagio a passare in mezzo alle erbacce, in mezzo a diverse spazzatura buttata lì per strada. Mi hanno inviato le foto, io non sono uno che pubblica le foto nei social, ma cerca di risolvere il problema, per cui ho girato la segnalazione all'email ambiente@comune. Siccome si è verificato, specialmente con l'illuminazione ultimamente, parlavamo, che passano tempi oltre il mese, allora mi sembra un'esagerazione che non si è mai verificata in passato. O sollecitiamo, potenziamo gli uffici, perché sollecitiamo, io non ho mai posto ipotesi di lentezze amministrative all'interno del comune, non la voglio pensare, non c'è mai stato questo problema, per cui potenziamo gli uffici, non lasciamo soli i settori, non lasciamo soli gli uffici, facciamo in modo che riescano ad evadere le richieste semplici, e le richieste semplici sono queste: quella della pubblica illuminazione e quella del decoro nei punti nevralgici della città. E per cui questo dello spazio sotto il BAM l'abbiamo già sollevato, e ovviamente lo sto sollevando qua perché ho inviato già l'email a chi di competenza. Stamattina c'è stato il sorteggio, si è riunita la commissione elettorale, c'è stato il sorteggio dei scrutatori per le elezioni dell'8 e il 9 di giugno, e abbiamo avuto modo di vedere e di sentire che non tutti quegli uffici sembrano veramente di condizioni piene di salubrietà. Ve ne siete accorti quando ci siamo battuti perché quegli uffici non andassero da quelle parti, ma poi ce ne siamo fatti una ragione, perché la scelta amministrativa era quella, è stata forte, decisa e determinata. Però io ci vado spesso, tutte le volte che entro all'ufficio anagrafe, nelle prime stanze è un conto, ma se si va in fondo al corridoio e in fondo a destra dove hanno messo la macchinetta, dove sono gli archivi, l'odore di muffa si sente ancora forte. E sono testimoni i colleghi della commissione elettorale che erano con me stamattina, e anche l'assessore Massa. L'odore si sente ancora forte.
So che avete ordinato anche degli aggeggi per aprire le finestre, perché le finestre ci sono, le maniglie, però non si possono aprire perché sono posizionate in alto, e presto arriveranno questi aggeggi, così gli impiegati che stanno all'interno di questi uffici, che non dobbiamo considerare serie B, e possono avere delle difficoltà a livello di condizioni di salubrità. Un'altra cosa che non abbiamo mai precisato, il perché il responsabile degli ambienti della salubrità, a cui ho inviato più volte le email, non ha dato mai una risposta su quello che pensa lui, se possono andare bene gli uffici all'interno di quello stabile o no. Sarebbe opportuno, io non lo cito, dottor c'ha un nome e c'ha un cognome, non lo cito perché non è il caso, lui lo sa, gli sono arrivate le email, sarebbe opportuno chiamare questo signore che è responsabile della salubrità degli uffici e fargli fare una semplice dichiarazione dove dice che secondo lui è tutto a posto e che gli impiegati possono stare sereni all'interno di quegli uffici, perché sennò, credetemi, alcuni di loro, specialmente quelli delle stanze in fondo, non si sentono sereni, e poi certe Grazie. Problematiche legate all'asma, alle muffe, compaiono nel tempo, non è che si avvertono subito. Grazie, signor Grazie Presidente. A lei. Altri interventi, colleghi? Prego, collega Moro. Grazie. No, no, ci mancherebbe. Prego, prego. Ora è acceso, sì. Buonasera a tutti. Stamattina ero anch'io nella riunione della commissione elettorale come componente supplente. E purtroppo devo smentire quello che dice il consigliere Chiavola. Non c'era assolutamente puzza di muffa, non solo, ma lui stesso stamattina ha dichiarato lì davanti a tutti che oggi non si sentiva puzza di muffa. Non so se la puzza di muffa serve per fare oggi l'intervento, è un altro discorso, ma stamattina puzza di muffa non ce n'era assolutamente. Casomai c'è solo un problema di aria pesante, perché c'è il problema delle finestre. Perché sappiamo tutti che prima quello non era un ufficio comunale, non era adibito a ufficio anagrafe ma a biblioteche, e quindi le aperture erano di conseguenza erano fatte in un certo modo. Sappiamo già che l'amministrazione sta provvedendo in tal senso, per cui stamattina puzza di muffa non ce n'era, detto da tutti, anche dal consigliere Chiavo. Grazie. Collega Mauro. Aspetta che non vedo. Grazie Presidente, un saluto ai presenti. Scorsa settimana, come noto, è stata tenuta una conferenza stampa su Ible Acque da parte di diversi consiglieri comunali che hanno sollevato una serie di problematiche. Io nello specifico ho chiesto di sapere che fine abbiano fatto i famosi, ormai famosissimi, concorsi, che fine abbia fatto il parere circa la compatibilità o meno dell'incarico conferito all'amministratore unico, ma soprattutto ho chiesto di sapere che cosa pensano i 12 sindaci del fatto che ci sia un loro dipendente, cioè l'amministratore unico di Ible Acque, che non adempie a quelle che sono le loro indicazioni, ovvero rifare i concorsi, perché non l'ho detto io di rifare i concorsi, e chiedere questo parere. Bene, nei giorni che sono seguiti a questa conferenza stampa, non uno dei 12 sindaci si è degnato, anche per una semplice questione di bontonni istituzionale, a dire una parola, a prendere una posizione, anche a difenderla. Ed ecco, malgrado questa coltre fatta di silenzi, di omissioni, di mancate risposte che abbraccia, o forse è meglio dire strozza, questa Ible Acque, un dato emerge in maniera molto chiara, e cioè che i 12 sindaci su questa vicenda hanno fatto sistema.
un sistema che si chiama Iblea Acque, di cui di certo non spetta a noi dire quali sono gli obiettivi che si prefigge, ma rispetto al quale possiamo assolutamente dire quali sono i principi a cui non si ispira questo sistema: principi di giustizia, di legalità e di trasparenza. E vi posso dire pure qual è l'esatto giorno in cui questo sistema si è appalesato. È stato il giorno in cui 12 sindaci iblei, i 12 sindaci della regione siciliana, sono stati raggiunti da una nota dell'assessorato regionale alle autonomie locali, che poneva dei forti dubbi sulla legittimità dell'incarico dell'amministratore unico, e questi 12 sindaci della regione siciliana hanno deciso di non considerare questo parere, di metterlo da parte e anzi di cercare una via di fuga, di cercare un parere diverso. E attenzione, non è che lo hanno chiesto ad un soggetto terzo, quale poteva essere l'ANAC, quale poteva essere la Corte dei Conti, no, hanno deciso di chiederlo ad un avvocato privato che sarà peraltro pagato con soldi pubblici, soldi di Iblea Acque. Cioè noi abbiamo assistito a un vero e proprio ammutinamento istituzionale, e devo dire che sono rimasto veramente deluso anche da tutta la deputazione regionale, che non ha speso una sola parola su questa vicenda. Una cosa incredibile. Ora, io vorrei chiedere al sindaco Cassì, ma quando lui giocava a basket e il suo allenatore gli dava delle indicazioni che magari non condivideva, ma che faceva? Andava fra gli spalti e chiedeva al tifoso di turno una tattica più gradita? E ancora, ma che succedeva quando lui o i suoi compagni di squadra non seguivano le direttive dell'allenatore? Lo sappiamo tutti, i giocatori andavano in panchina. Ebbene, è giunto il momento per questi sindaci di andare in panchina. Il sindaco Cassì, per ragioni di coerenza, oggi dovrebbe dimettersi dalla presidenza del comitato sul controllo analogo di Iblea Acque e appresso a lui gli altri sindaci che ne fanno parte. Sarebbe il primo gesto giusto, il primo gesto legittimo all'interno di questa azienda. Chiediamo con forza queste dimissioni. Grazie. Grazie consigliere Mauro, ci sono altri interventi, prego collega Calabrese. Presidente, grazie, assessori, colleghi consiglieri. Io intervengo sulla questione Iblea Acque che il collega Mauro ha giustamente citato. Io mi riallaccio alla questione Iblea Acque sulla vicenda comune di Ragusa, ovvero che documentandomi presso gli uffici preposti mi è stato riferito che ad oggi non ci sono ancora le volture. E mi dicono che le volture, qualcuno in Iblea Acque sta procedendo a fare una sorta di gara per il ribasso, per avere la possibilità di pagare meno energia elettrica, eccetera, che se ci dovessero riuscire è fatto grave però, Presidente, perché se loro ci riescono a dimezzare le bollette, noi ad oggi con la vostra amministrazione abbiamo pagato 650.000 euro al mese, è fatto grave. Loro dice che stanno provando a fare questo, facendo un bando con l'ufficio centrale della provincia, eccetera, vediamo quello che viene fuori. Ma ad oggi le bollette di Iblea Acque riguardante l'energia elettrica per il pompaggio dell'acqua a Ragusa le paga il comune di Ragusa. Ho saputo che il ragioniere capo è particolarmente preoccupato, ho saputo che l'architetto Brex è particolarmente preoccupato, le comunico che io sono particolarmente preoccupato, le dico che molti cittadini sono particolarmente preoccupati. E credo che qualcosa bisognerebbe muoverla, perché così siamo assolutamente qua a fare bla bla, ma non riusciamo a concludere nulla. Abbiamo fatto una conferenza stampa, un po' di consiglieri comunali di alcuni comuni, abbiamo detto chiaramente che andremo in prefettura a denunciare tutto quello che sta succedendo, e io credo che il sindaco di Ragusa, in quanto anche titolare e presidente del comitato del controllo analogo e altro, ci deve dare una mano in tutto questo. Diversamente saremo costretti ad attaccare anche al sindaco di Ragusa e a tutti gli altri sindaci. Cambio argomento e torno a parlare del comune per quanto riguarda quest'aula, consiglio comunale. Ogni giorno sempre di più, mi riferisco all'ultimo consiglio,
percepisco un crollo verticale all'interno della maggioranza. Consiglieri comunali di maggioranza che escono con noi per fare mancare il numero legale. Noi legittimamente lo facciamo perché avete vinto le elezioni col 63% e dovete chiaramente dimostrare che avete i numeri per riuscire a continuare a governare questo consiglio. E io l'appello che lancio sia a lei vice sindaco in qualità di titolare oggi della cattedra maggiore, dove la vedo vuota, Cassì non c'è, le dico questo, che forse è arrivato il momento che come maggioranza dovete fare chiarezza con la cittadinanza. Qua ci sono consiglieri comunali che sono ancora nei tre gruppi di maggioranza e sono consiglieri comunali che fanno la vera opposizione, sono bravi, la fanno anche meglio di noi, sono molto bravi, e io dico che qua dovete fare chiarezza con i cittadini, dovete fare chiarezza con noi, dovete fare chiarezza voi stessi al vostro interno, perché ci sono consiglieri comunali, uno per ogni gruppo. Uno è su Ragusa Prossima, uno è su Partecipiamo, uno è su Cassì Sindaco. Ce lo volete dire se avete i numeri per continuare ad avere la maggioranza in questo Consiglio? Credo che sia arrivato il momento. Credo che i cittadini hanno il diritto di conoscere quello che sta succedendo. Perché che noi facciamo opposizione. Veda, lo scandalo è che qua il PD e il territorio aiutano l'amministrazione a votare un atto che di politica c'ha poco, ma che c'ha tutto nel guadagnare per quanto riguarda la città di Ragusa, e l'abbiamo fatto legittimamente. Adesso qui però bisognerebbe dire chiaramente che è arrivato il momento di capire chi è oppositore di questa amministrazione e chi è maggioranza, anche per cercare di, così come ho detto io nella conferenza stampa che ho fatto, quando ci sono atti importanti in quest'aula e avete la necessità di avere numeri, noi vi possiamo dare anche una mano, ma la chiarezza ci vuole, la chiarezza, qua chiarezza non ce n'è, quindi vi invito a fare chiarezza e non mi rivolgo ai consiglieri comunali che stanno facendo legittimamente il loro ruolo e il loro lavoro, visto che sicuramente avranno le loro legittime aspettative, avranno avuto i problemi con la io invito la maggioranza, sindaco, vice sindaco, dovete fare chiarezza. Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, l'amministrazione, vice sindaco, prego. Sì, grazie presidente, un saluto agli assessori, ai consiglieri e a chi ci sta ascoltando. E andiamo in ordine, vediamo, io ho preso un po' di appunti. Per quanto riguarda l'inquinamento a Marina, consigliere La Porta, non so se è stato l'anno scorso o due anni fa, non mi ricordo, ma il tubo nero che lei dice è un tubo sì, che rilancia poi diciamo, i resti dei liquami depurati, come la norma prevede, a una distanza dalla battigia. Questo invece inquinamento che noi abbiamo evidenziato, e per cui l'ASP, le ricordo che fa continui controlli su tutta la costa e quindi ha rilevato solo un punto di inquinamento, che è proprio in corrispondenza del tratto antistante, non tanto il tubo nero, ma a destra del mare, a destra il tubo nero, dove c'è un canale di scolo delle acque bianche. Quindi probabilmente e sarà successo qualcosa all'interno di quel condotto delle acque bianche che stiamo attenzionando e stiamo verificando da dove deriva, perché nelle analisi che l'ASP ha fatto, almeno da quello che mi risulta, da quello che mi hanno detto gli uffici, ci sono solo enterococchi, non ci sono batteri fecali, quindi non è essenzialmente scarico di fognatura. Quindi stiamo verificando e nei prossimi giorni speriamo di capire qual è diciamo la motivazione di quell'inquinamento rilevato dall'ASP, faremo ulteriori prelievi, ma hanno fatto una videoispezione integra, perché due anni fa è stato fatto un intervento su quello che diceva lei, la frangia che si era poco aperta e quindi c'erano delle piccole perdite sempre, però è stato fatto l'intervento di riparazione, è stato fatto, e oggi stanno anche facendo un ulteriore video speciale all'interno del tubo con un macchinario, e quindi anche questo sembrerebbe che è tutto ok. Quindi però ci sono
ulteriori approfondimenti in corso che a breve speriamo di avere le indicazioni giuste. Per quanto riguarda le manutenzioni dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione, consigliere Chiavola, c'è stato il cambio ditta, quindi probabilmente c'è stato un rallentamento anche determinato da questo. Per i Bleacque, consigliere Mauro, lei ha parlato specificatamente del sindaco Cassì come giocatore in una squadra, quindi la risposta gliela darà sicuramente la prossima volta, perché io non ho giocato assieme a Cassì, quindi non le potrei rispondere all'allenatore cosa gli chiede, cosa non gli chiede. Questo mi consenta che sono sicuramente risposte che le darà sicuramente il sindaco Cassì, anche perché la conferenza stampa giustamente da lei fatta era rivolta proprio al sindaco e ai 12 sindaci, quindi è giusto che siano loro a darle le risposte che lei si aspetta. Per quanto riguarda la maggioranza, il consigliere Calabresa non c'è, quindi penso che posso saltare la risposta. Comunque noi oggi abbiamo aperto, il consigliere Calabresa si è astenuto nell'apertura della seduta con i numeri legali, quindi penso che questa sia la risposta che in questo momento va data al consigliere Calabrese. Grazie, possiamo passare all'ordine del giorno. Come primo punto, la legge regionale 6181, approvazione del piano di spesa anno 2022, relazione all'assessore Curieri, prego. Grazie Presidente, colleghi assessori, consiglieri, buonasera a tutti. Allora, ricordo che appunto l'altra volta abbiamo dovuto spostare questo punto all'ordine del giorno in assenza del dirigente, l'ingegnere Alberghina. Mi preme entrare, prima di entrare nel merito del piano spesa, fare un'introduzione del piano, perché come ben sapete tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari avete indicato un rappresentante in seno ad un organo che è fondamentale, direi anche prestigioso per la nostra città, che è la Commissione appunto per il risanamento del nostro centro storico, commissione costituita proprio ai sensi della legge regionale 61 dell'81, che tutt'oggi ci permette di avere una dotazione extra bilancio attraverso trasferimenti regionali di 1,5 milioni di euro. Questo piano è la risultante di ben 6 sedute della suddetta commissione da quando si è insediata dal settembre scorso, un piano che guarda all'unione e ad una visione unanime dei nostri cuori urbani, dei nostri centri storici, che è giusto definire unico centro storico, quindi bisogna parlare del nostro centro storico. Un piano che tra l'altro si insedia in un momento importante per quanto riguarda il futuro del centro storico della nostra città, perché oltre ai futuri piani, mi riferisco al post piano regolatore, quindi al prossimo piano particolareggiato che l'amministrazione esiterà prossimamente, ma c'è un piano, il piano della rigenerazione urbana, che è stato presentato, anzi è stato avviato lo scorso febbraio, proprio grazie al coinvolgimento dell'Associazione Nazionale per i Centri Storici, l'ANCSA, che ha curato i piani per la rigenerazione urbana dei principali centri storici italiani, direi con assoluto successo, e questo appunto è un piano che ha visto anche il confronto appunto di queste realtà, visto anche il confronto della commissione, una commissione che nonostante i rappresentanti in rappresentanza dei gruppi politici di maggioranza o di minoranza ha lavorato all'unanimità
e con proficui risultati. È un piano che vuole puntare appunto sull'unione dei centri storici, è un piano che ridà anche pieno coinvolgimento della Commissione e che guarda anche ai nuovi progetti di residenzialità del centro. Entrando nel merito del piano spesa, come sapete già l'8,50% di questi fondi sono destinati ai progetti obiettivo degli uffici, a manifestazione di carattere culturale o turistico o sportivo che ricadono nel centro storico, o anche per oneri per quanto riguarda il funzionamento della commissione, l'affidamento degli incarichi, anche per quanto riguarda le consulenze. E questa appunto è la voce 1 delle spese generali che risulta essere di 117.000 euro. Tra l'altro in questi progetti stiamo lavorando anche nel progetto obiettivo anche a una digitalizzazione dell'archivio, al conferimento anche di progetti proprio per la valorizzazione del centro. Invece per quanto riguarda le infrastrutture, il potenziamento infrastrutturale, quindi passando al punto 2 del piano, abbiamo i progetti di manutenzione del centro storico di Ragusa Ibla. Per chi non lo sapesse, il piano prevede, comunque la legge prevede una ripartizione dei fondi per l'80% interessano il centro storico di Ragusa Ibla e il restante 20% il centro storico di Ragusa Superiore. Fatta questa proporzione, i progetti di manutenzione che riguardano lavori manutentivi generali, manutenzione di impianti o la sostituzione di parti ammalorate o interventi sul patrimonio, per quanto riguarda l'annualità 2022 abbiamo 180.449.000 euro proprio per quanto riguarda questi interventi di manutenzione per il centro storico di Ragusa Ibla e 145.919 per quanto riguarda il centro storico di Ragusa Superiore. Questi qua sono, colleghi, per chi ha già il piano spesa davanti, appunto il 2.1 e il punto 2.2. Il punto 2.3 è un progetto importante, è un progetto che rilancia e che dà mette in pratica il senso di unione appunto dei nostri due centri storici, quindi del nostro centro storico, e anche pone maggiore sicurezza al centro storico di Ibla realizzando degli interventi su via Monelli. Il punto 2.3, come vedete, per un importo pari a 500.000 euro, riguarda una messa in sicurezza del costone su via Monelli, del ripristino del manto stradale, del ripristino e della realizzazione dei muretti che si affacciano sulla vallata San Leonardo, dell'impianto illuminazione, perché è un'arteria sprovvista di impianto illuminazione, e questo tale intervento guarda anche una nuova idea di viabilità del nostro centro storico, ad un collegamento che grazie al quale potrà dare anche maggiore flusso e quindi maggiori flussi sul lato della via Roma, del lato che dal Vescovado raggiunge la rotonda Mariocchi Pinti, fermo restando appunto che l'intenzione dell'amministrazione è quella di mantenere l'area pedonale di via Roma e quella nuova e quell'area invece che si affaccia sulla vallata San Leonardo con maggiori flussi potrebbe ritornare ad essere interessata da nuove anche attività commerciali, visto che buona parte delle associazioni di categoria che incontriamo ci chiedono maggiori flussi proprio su quella parte. Questo intervento non è coperto solo da questi 500.000 euro, infatti nel punto 2.3 abbiamo lo studio di fattibilità, ma è completato poi da un intervento sempre da parte della regione, dell'amministrazione regionale, per altri 300.000 euro, quindi
si completa l'intero intervento con una dotazione finanziaria di 800.000 euro. Al punto 2.4 facciamo riferimento alla segnaletica nel centro storico. Come molti di voi già sanno, dal prossimo mese di giugno propone un nuovo servizio di mobilità e quindi è necessario fornire ai residenti, ai turisti, a chiunque vive la nostra città un adeguato servizio di assistenza per i servizi di mobilità, e quindi è necessario ripristinare della segnaletica, ma così come anche è necessario completare tutto quello che riguarda o sostituire la segnaletica turistica, la segnaletica in prossimità dei nostri siti UNESCO e della segnaletica che ci permette e permette anche attraverso percorsi pedonali il raggiungimento e il collegamento tra i nostri centri storici. Questa è una voce di spesa che ha un budget complessivo di 52.311 euro. Per quanto riguarda il punto B, la riqualificazione urbana del patrimonio artistico, è importante, e sono contento anche che è stato sottolineato in commissione centri storici, che il patrimonio artistico di questa città, in possesso trasversale di tutti, torni ad avere un oggettivo interesse da parte del centro storico. Quindi mi riferisco ai progetti di restauro dell'Arca Santa, della Cattedrale di San Giovanni, è un manufatto del 1731, e alle tele di Tommaso Pollace del Collegio della Dolorata, che saranno entrambe oggetto di un intervento di restauro per 24.000 euro. Ricordo che tra l'altro l'Arca Santa della Cattedrale viene quotidianamente resa fruibile e visitabile all'interno del Museo della Cattedrale, perché si tratta di un importante pezzo dell'argenteria siciliana, e le tele del Pollace che sono visitabili all'interno del Collegio della Dolorata. Due interventi al punto 2.6 e al punto 2.7 fanno riferimento al decoro urbano nel centro storico di Ragusa Ibla e del decoro urbano nel centro storico di Ragusa Superiore. Non vi è dubbio che per promuovere non solo la residenzialità ma la vivibilità del nostro centro storico, e quindi gli interventi da parte di tutti noi, dell'amministrazione e di chiunque anche privatamente intende valorizzare il centro storico, il decoro gioca un ruolo fondamentale. Attraverso queste somme appunto si intende intervenire proprio per quanto riguarda la tutela di alcuni luoghi. Lo si farà anche attraverso, ed è stato oggetto dell'ultima convocazione della Commissione del 21 marzo, anche attraverso un regolamento, il regolamento che riguarda il patrimonio, appunto la tutela del decoro urbano e la tutela del patrimonio culturale delle attività del centro storico. Guardate che questo qua è un regolamento importante che arriverà per la terza revisione in commissione nelle prossime settimane, poi sarà in commissione consiliare e poi lo discuteremo qui in consiglio comunale, perché ancora oggi sono veramente poche le città che regolamentano il decoro urbano delle città. Questi due interventi rispettivamente per Ragusa Ibla di 50.000 e anche di 50.000 euro e quello su Ragusa Superiore di 106.000 euro riguardano ovviamente anche la pulizia di prospetti. L'avete visto che l'abbiamo fatto nello scorso mese di marzo per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio, quindi la pulizia di elementi vegetativi che sui prospetti barocchi spesso spuntano, come natura ovviamente vuole, e quindi anche sulla pulizia degli stessi. Al punto 3, ci siamo insediati, quindi da quando si è insediata la commissione, ben 450.000 euro sono stati versati nei confronti del scorrimento della graduatoria delle incentivazioni economiche.
per cui aggiungendo questi 173.230 euro arriviamo appunto alla somma che vi dicevo poc'anzi, appunto in pochi mesi si è dato scorrimento alla graduatoria, una graduatoria che finanzia, come è stato sempre previsto da questa legge, attività che si insediano nel centro storico cittadino. Ora, questo punto prevede anche un importante voce per una dotazione finanziaria che proponiamo per euro 150.000, cioè un contributo per chi si trasferisce in centro storico, in una ricerca che abbiamo voluto fare prima con l'ufficio e poi anche con la commissione, e sono contento che tutti i componenti col verbale della commissione del 21 marzo vedono di buon auspicio questo intervento, perché guardate, dobbiamo promuovere la residenzialità, lo vedo che un po' tutti i consiglieri o i gruppi politici da quando viene stato trattato questo argomento in commissione, anche attraverso stampa, un po' tutti avete sollecitato la residenzialità, è un punto del nostro programma, per raggiungere questo obiettivo comune. E questo mi rivolgo soprattutto a tanti giovani che sono entrati in consiglio comunale. Questo fondo, questo capitolo di 150.000 euro, intendiamo destinarlo per due azioni. Un'azione A che riguarda proprio la residenzialità nel centro storico per coloro che trasferiscono la propria residenza in centro storico. Per centro storico intendo sempre ricordare dell'area 61-81, per un premio massimo di euro 5.000 per portare interventi di miglioramento ordinario o straordinario all'interno dei propri immobili, ovviamente è un contributo una tantum, e questo contributo deve essere ovviamente subordinato al cambio di residenza ed è vincolato perché quella residenza venga mantenuta per almeno 5 anni attraverso ovviamente l'apposita rendicontazione e quant'altro. Invece il punto B di questo contributo riguarda gli studenti universitari che sceglieranno di vivere Ragusa come città universitaria. Come è noto, la città di Ragusa, grazie soprattutto all'impegno dell'amministrazione, ma dell'Ateneo di Catania che continua a scommettere su Ragusa, porterà i corsi di laurea in città da 3 a 5. Ricordo appunto che per il prossimo anno accademico ci sarà l'attivazione del corso di laurea Scienze Motorie e del corso di laurea in Agraria. Questo ci permette di valorizzare, di incentivare, spronare ancora di più tutti coloro che guardano a Ragusa come città universitaria. Vogliamo incentivare la residenzialità studentesca a Ragusa sostenendo coloro che scelgono di vivere a Ragusa durante il periodo universitario e quindi che si iscrivono nei nostri corsi di laurea. Per questo l'amministrazione propone di dare un contributo per un tetto massimo di 1.500 euro a studente a fronte della copertura del canone di locazione. Questo è fondamentale perché attraverso anche dei sondaggi fatti insieme alla rappresentanza universitaria, non solo quella studentesca ma anche con il consorzio, è noto a tutti che è massiccia la presenza di studenti nel quartiere barocco di Ibla, ma guardate che i posti letto su Ragusa Ibla per quanto riguarda gli studenti sono veramente quasi tutti saturi, e quindi questo, oltre a completare l'offerta di immobili su Ragusa Ibla, ma sarà un importante contributo per promuovere la residenzialità in centro storico e per promuovere decisamente e anche spronare i proprietari degli immobili ad affittare alloggi alla popolazione studentesca ragusana, che già il 30% degli iscritti nei nostri corsi di laurea risiede già nel centro storico di Ragusa. Immaginate anche con la nuova col nuovo servizio di trasporto pubblico locale, tutto questo avrà
molto più senso, perché scienze motorie ovviamente sarà insediato nell'area dell'ex scuola dello sport, però è vero che buona parte dei giovani potranno andranno a optare per immobili in centro storico, perché comunque sono gli immobili più accessibili, ma soprattutto perché già c'è un insediamento di popolazione studentesca. Questo capitolo ovviamente di 150.000 euro è subordinato alla realizzazione, alla redazione che nelle prossime settimane si porterà in commissione risanamento, andrà poi in commissione e poi verrà esitato insieme in questo consiglio comunale, quindi con un apposito regolamento che normerà quali tetti in termini anche di indici economici delle famiglie o dei nuclei familiari o per età vogliamo andare a insediare in centro. Questo, Presidente, è il piano spesa appunto dell'anno 2022. Ringrazio gli uffici per quanto riguarda per la collaborazione, ringrazio il dirigente, ringrazio il geometra Cascone e la segreteria, la signora Cappello e la commissione per aver prodotto un piano che guarda alla rigenerazione del centro storico. La rigenerazione del centro storico non è solo manutenzione e interventi, ma la rigenerazione deve passare da una riattivazione sociale. Questi sono i presupposti affinché ciò accada e ringrazio il Consiglio Comunale per il tempo che mi ha dedicato. Grazie Presidente. Grazie, scusi un attimo, ma scusi, forse mi sono distratto, dell'emendamento ne ha parlato? Magari e appunto dicevo che il punto 3, questo dei 150.000 euro, è subordinato a ad un regolamento che porteremo in Consiglio Comunale, pertanto l'amministrazione ha presentato un emendamento a completamento del primo comma del punto 3 che illustra il Presidente, lo illustro ora l'emendamento, quindi per intenderci l'ultima parte del comma 3 per l'incentivazione di residenzialità giovani in centro storico viene aggiunto che il regolamento, appunto l'erogazione di questo contributo è subordinato a un regolamento, faccio riferimento anche che già ci sono dei regolamenti, c'è un regolamento per quanto riguarda il sostegno dell'edilizia privata, quindi per incentivazioni di edilizia privata in centro storico, per il rifacimento di facciate, ma questo è tra l'altro un aspetto fondamentale degli anni 2011 e 2012, una graduatoria che non è più ferma come si pensa, perché è una graduatoria che tra l'altro stiamo rivedendo, proprio perché anche l'aspetto della incentivazione per l'edilizia privata è fondamentale, e il regolamento per le attività, per le incentivazioni economiche. Quindi pertanto a questo paragrafo si aggiungerà che l'erogazione del contributo appunto è da attenersi a un regolamento che sarà esitato dal Consiglio Comunale. Questo è quello che spiega l'emendamento e l'abbiamo presentato questo pomeriggio. Grazie. Ha chiesto di parlare il collega Bernardo e poi il collega Ferringieri aveva chiesto di... No, prego collega. A disposizione. Grazie Presidente, Vice Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri. Presidente, in data 18 marzo noi, come lei ben sa, abbiamo presentato con i colleghi Zagami e Caruso una interrogazione orale recante come oggetto appunto la modalità di utilizzo dei trasferimenti regionali ai sensi della legge 6181, conosciuta anche come legge Suibla, per le annualità 2021, 22 e 23. Il regolamento, che lei conosce perché è la seconda volta che svolge questo ruolo, recita l'articolo 32,5 che il Presidente del Consiglio è tenuto a calendarizzare al prossimo Consiglio utile o comunque entro due qualora sia stato già convocato e comunque non oltre 30 giorni la data di interrogazione. Questa scadenza non ha un carattere ordinatorio perché è ribadito dalla legge regionale numero 7 all'articolo 27. La legge numero 7 del 92, quindi entro 30 giorni. Noi, nonostante i numerosi reclami che abbiamo fatto, sia informali a lei personalmente, ma anche formali, depositati, protocollati, l'ultimo dei quali in data 25 aprile, qualche giorno fa ci siamo dovuti
rivolgere alla presidenza della regione e all'assessorato enti locali, proprio per lo stesso motivo. Il fatto oggi di vedere come primo punto all'ordine del giorno di questa seduta la trattazione del piano di spesa della legge su Ibla, che tra l'altro ricordo ai colleghi è stato sonoramente bocciato dalla commissione centri storici, io penso che sia uno sgarbo istituzionale. Quindi presidente, io non so, noi annuncio da parte mia, del collega Zenato e la collega Caruso, la non partecipazione alla votazione, perché questo noi dobbiamo tutelare il ruolo che i consiglieri hanno e lei in questo momento non lo sta facendo. Grazie. No, mercoledì mi pare che c'è il consiglio comunale ispettivo e dunque mi pare che l'interrogazione, poi in questi mesi siamo stati impegnati col piano regolatore. No, vabbè, non è un problema. So, ho qualche dubbio che sia perentoria, ma secondo me è ordinatoria la legge che ha citato lei. Comunque, poco importa, nel senso che al primo consiglio utile l'abbiamo portato, che è mercoledì, la sua interrogazione, mercoledì, perché abbiamo avuto alcune cose, secondo noi, più importanti, tra cui il piano regolatore. Sì, è arrivata, perciò è già convocato il consiglio comunale per quello ispettivo. Detto questo, ci sono altri... Prego, collega. Presidente, io non voglio fare... Cioè, io capisco, non voglio entrare nella dialettica, termine ordinatorio, termine perentorio, queste cose, facoltà di giurisprudenza, qua siamo in consiglio comunale, però la politica è fatta anche di opportunità, non solo di termini più o meno vincolanti. A mio stretto parere questa è un po' una furbatina, perché lei stesso ha detto che appunto mercoledì c'è il consiglio ispettivo dove sarà trattata questa interrogazione, e perché allora questo punto all'ordine del giorno non poteva essere rinviato di una settimana? Se ci spiegate la perentorietà di questo ordine del giorno, allora lo possiamo comprendere, però queste diventano, a nostro parere, tatticucce che non permettono soprattutto di votare in maniera serena, perché i consiglieri che sono preparati e studiosi hanno fatto un'interrogazione puntuale con delle domande precise e saremmo stati tutti interessati a conoscerne le risposte, valutarne ovviamente il merito e dopodiché con consapevolezza decidere se votare o meno il punto all'ordine del giorno. Ecco, siccome questo è un modus operandi che spesso abbiamo denunciato e che eventualmente, come cosa assessore, ma non dipende da lei la calendarizzazione, esattamente, quindi non capisco perché l'assessore interviene. Siccome questo è un modus operandi che abbiamo spesso denunciato anche in alto e con qualche effetto, grazie a Dio, e siccome non vogliamo prestarci a questo tipo di cose, personalmente non sono disponibile a votare quest'atto, proprio perché non sarei in grado di votarlo in piena coscienza. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Sul punto, non lo so come vuole fare lei, dato che abbiamo aperto questa discussione. Grazie Presidente. Allora, entriamo nel punto. Ovviamente vedo che il modus operandi si ripete, come è stato per esempio sul piano regolatore. Avevamo chiesto chiarimenti, che chiedevamo arrivare prima della seduta per essere tutti consapevoli e votare in modo buonasera il revisore, e votare in modo cosciente, no? Oggi io sinceramente non conosco il testo e i quesiti che i colleghi Zagame, Bernardo e Caruso hanno posto all'ufficio competente, ma ovviamente se questi quesiti ci avrebbero potuto aiutare a parlare meglio e con più contezza del punto, è sicuramente un aiuto. Il consigliere comunale, lo sappiamo tutti, ha pochi poteri, pochissimi, no? A parte in alcuni casi asservirsi a dei diktat di scuderia, poi normalmente
può solamente fare ispezione e controllo degli atti, le quali risposte, se arrivassero per tempo, saremmo tutti più lieti poi di poter esercitare il nostro ruolo con tranquillità. Detto questo, io ero in commissione, quindi abbiamo già avuto modo con l'assessore di trattare alcuni punti riguardo la legge 6181 2022, già la dice lunga. Oggi maggio 2024 stiamo votando le somme presenti nella legge 6181 del 2022. Ci eravamo soffermati su alcuni punti, no? E alcune esortazioni, assessore, non degli appunti. Stiamo con i soldi della 6181 restaurando l'Arca Santa di San Giovanni oppure le tele del Pollace, benissimo, lei come ricorderà ha detto essere fruibile, però io chiedevo così a margine di chiarire o comunque ampliare con la Curia gli orari di fruizione di queste importanti opere, perché se è vero che ci mettiamo i soldi che potremmo destinare ad altre opere per tenerle in buono stato, per restaurarle, è giusto che i turisti nella nostra cittadina anche dopo le 20 possono fruire queste opere. Abbiamo naturalmente visto anche in commissione la voce tabelle 150.000 euro, no? Che erano le tabelle segnaletiche, no? 50.000 euro, mi scusi, lo sa perché? Perché in variazione c'erano 150.000 euro, no, abbiamo fatto una variazione del bilancio dove praticamente abbiamo previsto 150.000 euro di spese per le tabelle, quindi dico, ma queste tabelle quanto costano? No, era una domanda che mi veniva spontanea, perché giustamente mi piacerebbe capire tutta questa segnaletica stradale quanto possa costare, e visto che le somme poi sono previste anche già in altro capitolo, in altra missione, allora praticamente dico, per quale motivo utilizzare i soldi della 6181 per le tabelle, visto che già sono considerate in altro capitolo, in altra missione. Poi, per quanto riguarda la questione dei 150.000 euro come incentivo alla residenzialità, naturalmente noi abbiamo mosso qualche perplessità, perché la nostra idea è diversa, sinceramente, rispetto all'incentivo per la residenzialità, perché vero è che abbiamo una graduatoria che prevede che determinate somme, lei ha detto che anche quest'anno questa graduatoria è scorsa e quindi qualche contributo è stato assegnato a quelli che erano i beneficiari per rifare le facciate, 450 male, assolutamente, quindi per rifare le facciate, quindi io penso che lo spirito debba essere proprio quello, no? Cioè incentivare i nostri cittadini ad andare in centro storico, a restaurare un immobile, a renderlo di nuovo abitabile e quindi poi nel caso A fruire di 5.000 euro di contributo, no? Per almeno se ci si trasferisce in area 6181 per almeno 5 anni, va bene. E poi però ci sono 1.500 euro a studente se deciderà di venire a risiedere al centro storico. Io sono per i 1.500 euro, no? Ma non allo studente. Io sono per le 1.500 euro eventualmente al locatore, al padrone di casa che avrà... però mi scusi, allora poniamolo in un altro modo. Al padrone di casa che restaurerà, quindi rinnoverà l'immobile, lo renderà abitabile, riceverà parriere igienico-sanitario e allora a quel punto riceverà, mostrando il regolare contratto di affitto, un contributo di 1.500 euro a studenti, perché sinceramente non se ne può di vedere residenti nel centro storico che abitano, le vogliamo chiamare case? Che abitano delle stanze che tante volte in 5, 6, 7, 8, che tante volte non hanno i minimi requisiti igienico-sanitario per ospitare probabilmente neanche qualche animale domestico, e invece praticamente ci stanno dei nostri concittadini. Quindi
ripeto e dico, secondo me deve essere capovolto lo scopo, cioè i soldi, i 1500 euro a studente si devono dare al locatore, al padrone di casa, punto primo. Punto secondo, secondo me bastava portare una sede dell'università al centro e non c'era bisogno neanche di darlo l'incentivo. Lo stiamo facendo, ancora non è stato fatto. Se noi portiamo la sede dell'università al centro storico, lei si renderà conto che non c'è bisogno neanche dell'incentivo. Ma siccome io l'incentivo, ripeto, non lo voglio dare allo studente, lo voglio dare al collega consigliere comunale che ha una casa al centro storico, o al collega amico d'infanzia che ha una casa al centro storico, che la restaura, la rimette a nuovo, gli dà tutti i requisiti di abitabilità che sono oggi nel 2024 il minimo sindacabile per poter abitare un immobile, e allora a quel punto poi, secondo me, rientriamo anche nello scopo della legge 6181, ovvero la riqualificazione degli immobili nell'area di cui stiamo parlando. Grazie. Grazie a lei. Collega Zagami, prego. Presidente, assessori, colleghi consiglieri. Allora, in merito a questa, all'approvazione del bilancio di spesa del 2022, io volevo fare una nota. Il problema non è i soldi che si devono spendere, che sono soldi importanti per la collettività, per Ibla, che sono fondamentali. La cosa importante è rispettare le regole, rispettare i tempi delle interrogazioni, il ruolo del consigliere. E poi, perché nel 2022, e siamo nel 2024, le risposte non... Per qual è il problema? Perché c'è stato un problema nell'ambito degli uffici? Perché l'assessore non è tenuto conto di questa cosa? Quindi, secondo me, oggi è stata calpestata la politica. Non è stato preso in considerazione il ruolo del consigliere. Poi, io faccio un'interrogazione, leggo tutti i vari punti, dovrei avere delle risposte e da questo poi deduco se posso votare oppure no. Grazie. Grazie a lei. Collega Antoci, prego. Presidente, buonasera. Un saluto al vice sindaco, agli assessori e ai colleghi consiglieri. Io intervengo sull'ordine dei lavori, visto gli interventi che mi hanno preceduto. Mi sono messo davanti l'interrogazione dei colleghi che sarà in discussione nella seduta di mercoledì prossimo. Leggo i vari punti, i vari quesiti. Si chiede perché ad oggi solo nell'annualità 2021 risulta un piano di spesa in bozza, come si evince dalla risposta, bla bla bla. Quindi si chiede il quesito relativo al piano di spesa 2021. Punto 2, qualora questa bozza fosse un documento definitivo, quali sono state le azioni da realizzare e quelle compiute, se si è già proceduto con la rendicontazione, piano di spesa 2021. Punto 3, a chi sono da addebitare i ritardi e quindi le responsabilità, deduco piano di spesa 2021. Punto 4, perché ad oggi non sono stati ancora sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale i piani di spesa per l'annualità 21, 22 e 23. Questo riguarda anche il piano di spesa 22 e si chiede perché non è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Punto 5, quali sono le ragioni per cui nel sito web del Comune i piani di spesa non sono aggiornati? Punto 6, quali sono le ragioni per cui, nonostante le continue segnalazioni su interventi urgenti da realizzare, nonostante la disponibilità di fondi a disposizione, nulla sia stato fatto alla data odierna? Punto 7, quali sono state le opere strategiche realizzate per lo sviluppo del centro storico Ragusa Ibe e Ragusa Centro a partire dal 2018? Fine dei quesiti. Ora io vorrei chiedere ai colleghi interroganti e chi è intervenuto lamentando una mancanza di trasparenza e sostenendo che la risposta a questi quesiti sia essenziale, necessaria per poter approvare questo atto, quale ragione di opportunità ritengono sussistente per non poter approvare questo atto alla luce del fatto che i quesiti, che l'unico quesito relativo al piano di spesa 2022 sia perché non è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Ritengo che in caso contrario dovranno rispondere i colleghi mercoledì prossimo sul perché abbiamo rinviato un punto che possiamo sinceramente senza nessun problema approvare. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi. Il collega Presidente, Giunta, colleghi consiglieri, ero presente in commissione, volevo precisare che non si è trattato di nessuna bocciatura, si è trattato semplicemente di una mancanza di numeri, perché c'è stato qualche collega che strategicamente non si è voluto fare sostituire e quindi ha impedito alla commissione di poter avere numeri. Grazie. Grazie a lei. Il collega Sortino. Grazie Presidente, un saluto ai presenti. Io, a differenza dei miei colleghi, volevo entrare nel merito della legge su IBLA. Questo Consiglio per la prima volta discute di un piano di spesa della legge 61-81 che, come sappiamo, circa da 40 anni ha stravolto positivamente, ha fatto un grande lavoro per quanto riguarda il centro storico di Ragusa IBLA. Riguardo ai vari punti, non entro nel merito del punto 3 perché, come ha detto l'assessore, ci sarà una commissione, ci saranno più commissioni ad hoc riguardo all'incentivazione per i giovani di risiedere in centro storico. Dico alcune mie opinioni personali. L'incentivazione all'attività economica, va bene che siamo indietro negli anni, la vedo anacronistica, perché l'incentivazione all'attività economica circa utilizzata in questi decenni è servita per ripopolare dal punto di vista economico i due centri storici e quindi dare delle sovvenzioni, ma quando poi vediamo interi contributi andare ad una singola pratica e magari ingolfare tutto il sistema che riguarda l'incentivazione dell'attività economica, credo che questo ormai, visto anche le tante attività che ci sono alla Ragusa IBLA, la vedo superata, quindi è giusto andare a finanziare tutti quei lavori che hanno richiesto un intervento, un incentivo da parte del Comune, ma a mio modo di vedere penso che dovremmo fermarci un attimo e riflettere su come reinvestire questa somma. Ottimo l'intervento sul progetto che ci sarà in via Monelli, perché parlando anche con alcune attività economiche mi viene da pensare il trenino turistico che ad oggi effettua delle corse all'interno del centro storico di Ibla. Vi è l'idea, che sicuramente sarà condivisa con l'amministrazione, di poter effettuare un tour collegando i due centri storici e quindi utilizzando una via Monelli che sarà riasfaltata, che sarà libera dal punto di vista dell'acerbatura. Ci sono problemi di continui purtroppo di manutenzione, che dove occorrono tante risorse, e anche per quanto riguarda l'illuminazione anche questo è importante. Una cosa che mi preme dire, l'assessore lo sa perché ci confrontiamo spesso, è quello che riguarda le manutenzioni. Qua leggo somme importanti, leggo la parola decoro, quindi parliamo di 50.000 IBLA e 106 in centro storico di Ragusa Superiore. Qua molti sanno che tengo alla pubblica illuminazione, qua ho un foglio che c'ha anche l'assessore Gurrieri riguardo a tanti monumenti importanti della città. C'ho scritto qua Chiesa Ecceomo, Cattedrale San Giovanni Battista, Piazza Poste, i tre ponti, quindi parliamo della Vallata Santa Domenica e tanti vari palazzi, inutile fare l'elenco perché perderei almeno 5-10 minuti. Quindi chiedo, e quindi lo faccio a microfoni accesi, di destinare destinare dei soldi per la pubblica illuminazione, per l'illuminazione artistica dei monumenti, perché anche questo è penso il primo biglietto da visita non solo per i turisti che vengono a visitare la nostra città, ma anche un sinonimo di sicurezza da parte di chi vive nel nostro centro storico da Ragusa IBLA. Manutenzione che non riguarda solo la pubblica illuminazione, io penso alle caditoie, alle acque bianche, alle griglie che annualmente hanno bisogno di manutenzione, alle strade e alle scerbature. Vediamo ad esempio molte volte durante l'anno il Corso Mazzini, che, scusi Presidente, ma non riesco a parlare, va bene. Sì,
stavo dicendo, il corso Mazzini spesso e volentieri ha bisogno di manutenzione purtroppo nei vari costoni, quindi la legge su Ibla è sì soprattutto importante, riqualificazione di urbanistica e patrimonio artistico come dice il punto B, ma sono importanti anche le manutenzioni, grazie. Grazie collega Sortino, ci sono altri interventi? Il collega Iurato, prego. Signor Presidente, colleghi consiglieri, ma io devo dire che non sono assolutamente d'accordo con la proposta del consigliere Ferringieli, in quanto i soldi vanno dati ai ragazzi e i ragazzi si scelgono la casa più dignitosa, non il contrario. Ma stiamo veramente, è una follia, con tutto il rispetto per la proposta, con tutto, ma per carità, magari la mia, no, i soldi vanno dati ai ragazzi che vanno a scegliersi la casa più dignitosa, non che si danno al locatore perché si è ristruttura la casa, allora... È il mio punto di vista, ripeto, è legittimo anche la sua posizione, non è che io lo ricurrerò, per carità. Però, siccome se c'è qualcuno che governa questa benedetta città, dico, può esprimere qual è la visione anche per quanto riguarda l'incentivazione. Io, ripeto, rispetto alla sua posizione, però... Io ho espresso la mia, per me i soldi vanno dati ai ragazzi, e i ragazzi vanno a scegliere la casa più dignitosa, stop, è interesse dei privati, come dire, recuperare il proprio patrimonio e metterlo sul mercato. Grazie, altri interventi? Chiuso il primo intervento, l'assessore vuole replicare, prego. Collega, poi c'è il secondo intervento. Infatti in zona Cesarini lei interviene sempre, lo stavo guardando, no, se vuole come primo intervento, prego collega. Nessuno censuri chi ha. Grazie Presidente, non è che poi siccome fa il primo intervento deve essere per forza tutto il tempo necessario, per carità, sono state sollevate parecchie questioni in merito all'approvazione del piano di spesa dell'anno 2022. Noi abbiamo degli interventi che riguardano, ecco, alcuni settori, con un ultimo quella questione che ha sollevato il collega, no? Poco fa il collega Sortino parlava di residenzialità a Ibla, non ci sono dubbi sul fatto che il calo dei residenti a Ibla negli ultimi 5-10 anni è stato notevole, lo si vede anche negli ultimi 5 anni, diciamo che da 3 sezioni siamo passati a 2, cioè se Ibla da 3 sezioni elettorali passa a 2 significa che gli abitanti saranno circa 2500, così come se Marina da 3 sezioni elettorali passa a 5 gli abitanti significa che sono 6000 e passa, c'è poco da fare, e questo è un dato che è lampante, evidente, questa residenzialità che a volte si è mostrata un po' chiusa su se stessa, io mi riferisco alle variazioni di intervento sulle ZTL che fanno sì del nostro quartiere barocco il pallino di una città moderna, di una città aperta, però la fruibilità continua a essere difficile. Io leggo tanti articoli, tanti commenti su chi giornalmente tende ad arrivare a Ibla, ultimamente ci sono problemi forse con il numero delle navette, ma verrà aggiustato sicuramente con la nuova azienda che avrà i trasporti, però dobbiamo sicuramente fare in modo, assessore, lei lo sa, perché già l'anno scorso in estate, in autunno si è presentato il problema, che chi vuole arrivare a Ibla con il mezzo pubblico, gratuito o no, questo stabilite voi come farlo, non deve avere l'incubo poi di aspettare troppo tempo per risalire, ci deve essere un
in tante volte è successa, come per la festa di San Giorgio, diciamo che funziona tutto bene, se non fino a, nella parte finale, quando poi tutti si accalcolano ad andare via. Per cui sapete benissimo come risolverla questa situazione. Certo, il parcheggio, aspettiamo noi sempre la questione atavica del parcheggio a Ibla, che risolverebbe tante problematiche. Non lo so se qualcuno di voi poi dirà qualcosa in merito al parcheggio, che prima o poi dovrà realizzarsi, prima o poi questo parcheggio sicuramente dovrà avere inizio, no? Venivano citati gli interventi del decoro urbano nel centro storico di Ragusa Ibla, insomma mi sono fatto qualche passeggiata qualche giorno fa, lascia un po' a desiderare. Non è che come diceva il collega possiamo pensare a via Monelli per togliere le erbacce, per togliere le erbacce che nascono ai bordi delle strade ci deve essere un capitolo ben preciso, ci deve essere un qualcosa di dedicato ad hoc e non pensare solamente a questo. Quello fa parte del decoro urbano che poco fa citavo nelle comunicazioni, manca purtroppo nelle periferie, nel centro e in tutta la città. Via Monelli è previsto un intervento di 500.000 euro per la riqualificazione, messa in sicurezza di Via Monelli, un'importante arteria che andrà a essere un'arteria che tanti ragusani in passato non la conoscevano, non la utilizzavano. Ultimamente ci siamo resi conto che una circonvallazione naturale che abbiamo da oltre un secolo e mezzo, perché era la strada di collegamento tra Ragusa inferiore e Ragusa superiore, quando erano due comuni divisi, quella strada. La strada del cimitero era la strada, perché quell'altra, quella che chiamiamo la strada del pericolo, era la statale 115, progettata dai Borboni, che l'Unità d'Italia ha già trovato diciamo esistente. Per cui Via Monelli era la strada che collegava i due comuni, Ragusa inferiore e Ragusa superiore, che sono divisi nel 1865 con l'Unità d'Italia e si sono riunificati un secolo fa, durante il regime fascista, e poi è nato Corso Mazzini. I lavori sono stati fatti dal 1930 in poi. Per cui la riqualificazione di Via Monelli, al di là del modo come è stata tracciata, proprio con i metodi dell'epoca, si usava il trecciolino all'epoca, no? Per cui non si facevano grandi scavi e grandi riporti, per cui la strada segue l'andamento sinusoidale del costone, ovviamente, no? E questa riqualificazione sicuramente ci mette questa arteria in condizione di essere presentabile, di essere più fruibile e soprattutto verrà illuminata, questa è la cosa essenziale. E mi pare che ci sia anche un finanziamento da parte della Regione ad integrazione di questa cifra, finanziamento di 300.000 euro che è stato proposto dal Partito Democratico e sicuramente è una rilevazione positiva per questo miglioramento di viabilità. Io sono convinto anche che va tenuto in considerazione molto il lavoro degli uffici, assessore, non che lei penso che lo sottovaluta, cioè, li ha ringraziati, non l'ho sentito bene, forse, non l'ho sentito bene, evidentemente un ringraziamento doveroso agli uffici, allo staff tecnico che lei si onora di ereditare, perché non è che lei lo ha trovato, si è aspettato un assessore, insomma, ma c'è questo staff tecnico funzionante, eccellente, c'è da tempo, si è formato nel tempo, non è che e funziona, va avanti e sono convinto che dà i suoi risultati anche nelle cose semplici, tipo la chiusura di via del giardino. Io ho visto che già a metà è aperta, ora poi ci passerà la processione San Giorgio. All'inizio i commercianti sono lamentati. Lei non c'era l'altra volta, io ho dovuto fare la comunicazione perché c'è, una volta che mi avevano investito della problematica, lei non c'era. Dice che lei una volta se c'è posto in maniera un po' sgarbata, però poi avete chiarito. Lei, assessore, non glielo devo spiegare io. Purtroppo c'era una volta nei negozi si entrava e leggeva il cliente ha sempre ragione, no? E allora la stessa cosa noi che facciamo politica, quando ti fermano per strada e a volte ti aggrediscono verbalmente, la prima cosa da fare è calma e sangue freddo, l'utente, il cittadino ha sempre ragione, perciò anche se a volte usano toni un po' forti. Per cui il fatto che lei ci è andato a fare il sopralluogo di domenica
è sicuramente una cosa, è una cosa sicuramente importante, però non gliela deve fare pesare, perché le cariche politiche non hanno sabato e domenica, non hanno festivi, non lo so cosa ha detto, però me l'hanno raccontato un po' di cose. Comunque, poi so che lei si è scusato con questi commercianti, per cui l'avete sicuramente chiarita, per cui il lavoro encomiabile degli uffici, ancora una volta, perché non è la prima volta, lo sappiamo in tante altre occasioni, io credo che va rilevato sempre in maniera positiva e primaria. Grazie Presidente, non mi sono preso neanche per... Insomma, grazie a lei collega Chiava. Se non ci sono altri interventi, l'assessore replica, prego assessore. Grazie. Grazie a tutti per i preziosi contributi, grazie Presidente. Allora, però Presidente, devo partire da una precisazione, mi dispiace che i consiglieri Bennardo, Zagami e il Vicepresidente Caruso non sono qui in aula, perché vedete, fare un'interrogazione e rispondere alla stessa bisogna conoscerne i tempi di quello che avviene all'interno degli uffici, quello che vuol dire programmare, e per farlo ovviamente io non voglio adattare l'interrogazione perché non è questa la sede, lo farò e lo faremo mercoledì, perché come diceva bene il Presidente, questo Consiglio Comunale cosa volete che abbia fatto? Ha esitato solo un piano regolatore per la prima volta nella storia di questa città, e cose che capitano forse nelle migliori città d'Italia, scusateci, ma consigliere Bennardo, lei ha fatto un'interrogazione il 19 marzo, quando già la segreteria del mio assessorato il 28 febbraio chiedeva preventivamente le disponibilità della commissione ai docenti universitari, agli enti, e abbiamo già le richieste mandate. Quindi consigliere Bennardo, per fare carriera politica deve conoscere che ci sono anche dei tempi, no? Che fanno interrogazione perché possibilmente da qualche parte è arrivata qualche mail, qualcosa. Consigliere Zagami, non è stato calpestato nulla, sapete cosa avete calpestato con questi atteggiamenti? Che forse è meglio, lo diciamo durante l'interrogazione. Comunque parli in generale, perché non essendo in aula il 19 marzo arriva un'interrogazione, e il 28 febbraio gli uffici già preventivamente, perché di comune accordo, e lo potete chiedere ai vostri componenti, di comune accordo abbiamo sempre mandato delle mail in modo tale che non che ci sia il numero legale in commissione, ma che ci sia il numero legale e che ci sia la presenza di tutti, e quindi preventivamente almeno un mese prima viene mandata una mail per concordare con tutti la presenza, ed è tutto verbalizzato e ci sono le tracce, e poi faremo una cornice ai consiglieri. Consigliere Firrincelli, perché il 2024 non è in aula, e quindi rispondo perché il 2024 nella stessa sede dell'interrogazione. La fruizione del patrimonio, il consigliere Firrincelli mi conosce forse come pochi consiglieri comunali, perché le idee per quanto riguarda la fruizione del patrimonio le ho avute sempre abbastanza chiare, le abbiamo più che chiare con i colleghi e con il sindaco, quindi è proprio negli ultimi mesi, anzi dal primo giorno che questa squadra si è insediata, si sta lavorando per la fruizione. Basti vedere solo che le chiese fruibili di quest'anno sono 13, ma si sta lavorando a un grande progetto con la diocesi verso la fruizione non solo delle chiese ma tutto quello che riguarda il patrimonio artistico della nostra città. La segnaletica di cui faceva riferimento il consigliere Firrincelli non è una segnaletica stradale, ma è una segnaletica che riguarda ora non trovo l'allegato, il 2.4, ma è una segnaletica che riguarda sia la segnaletica turistica ma la segnaletica legata proprio alla mobilità da e per Ibla, e è una segnaletica che riguarda anche il patrimonio, proprio per dare per segnare il patrimonio monumentale. Per quanto riguarda l'incentivazione, quindi 150.000 euro che abbiamo previsto per quanto riguarda gli studenti, tantissime sono le città, porteremo l'esempio quando faremo il regolamento, ma ne cito solo una, così lo potete vedere. In questo momento la città di Mantova sta dando un contributo a chi sceglie di partecipare nelle loro sedi universitarie, e viene dato agli studenti, perché come dice il consigliere Jurato
gli studenti, e lo chiederemo anche attraverso un regolamento e la documentazione che verrà allegata all'istanza, perché deve essere allegato un contratto di locazione, quindi per esserci un contratto di locazione ci devono essere i requisiti minimi di abitabilità e di vivibilità di questi spazi, perché dobbiamo contrastare le locazioni abusive, dobbiamo contrastare tutte quelle persone che permettono tutt'oggi non solo agli studenti ma a tutti quegli extracomunitari, tutte quelle persone che vivono in case che non si possono nemmeno paragonare alle baracche, per cui questo contributo anche deve essere subordinato anche alle possibilità economiche dei nuclei familiari, e quindi con 1.500 euro ovviamente non si può ristrutturare un immobile, ma con 1.500 euro una famiglia delle province limitrofe può scegliere di portare i propri figli a studiare a Ragusa, e lo possono fare anche attraverso il loro ISE. Per questo, ma lo tratteremo nel regolamento ad hoc. Al consigliere Zagami, appunto, ho risposto: alla politica calpestata è l'assenza in consiglio comunale, perché voi siete stati eletti per stare in quest'aula, non per stare fuori dall'aula. Consigliere Sortino, mi deve scusare. Le incentivazioni alle attività economiche, sono d'accordo con lei. Delle due l'una: o ci sbrighiamo a fare questo scorrimento di graduatorie in modo tale che non sia anacronistico, ma sono d'accordo con lei, il contributo versato, ma lo stiamo facendo scorrendo, infatti con il prossimo piano spesa colmeremo buona parte del 2019, ma questo valuteremo come comportarci in tal proposito. Ha fatto bene a ricordarmi, perché non volevo dilungarmi nella presentazione, perché via Monelli, il collegamento all'unione dei nostri centri storici, il nostro centro storico deve passare anche per i servizi turistici. Lo abbiamo anche già preannunciato a chi svolge il servizio, perché è un collegamento, il treno turistico, perché la nostra area UNESCO non è ovviamente solo Ibra, ma l'area UNESCO parte proprio da qui, da dove siamo noi, arriva Ibla e viceversa, quindi l'idea di questa amministrazione, ripeto, ringrazio il consigliere per averlo ricordato, è proprio quello di portare anche il trenino turistico con Ragusa Superiore, per collegare anche le due future sedi dei musei archeologici. Per quanto riguarda l'illuminazione e gli impianti, è già inserita, se vede le voci 2.1 e 2.2, proprio la manutenzione dell'impiantistica è stata inserita, e quel documento dei cittadini che ci collaborano, dico ci collaborano perché li conosciamo e li abbiamo incontrati tante volte insieme, così come abbiamo fatto con la manutenzione dell'illuminazione monumentale, lavoreremo verso questa miglioria. Consigliere Chiavola, Ibla perde residenti da sempre, non è che sono chiuse le sezioni perché il parametro elettorale è chiaro, perché quella è la cartina tornasole, ma Ibla nell'87 ha chiuso la scuola che c'era a Palazzo Sortino Trono, nel 92 ha chiuso la scuola che c'era presso il Palazzo Cosentini, oggi immobili comunali destinati ad altre attività. La legge 6181 nasce proprio perché l'articolo 1 della legge 6181 parla proprio di riattivazione di residenzialità in centro storico, proprio ringraziando quei gruppi politici che nell'81 fecero sintesi in assemblea regionale e oggi ci danno la possibilità di parlarne ancora. La residenzialità viene appunto promossa attraverso le linee che stiamo mettendo in campo, perché oggi come oggi, conoscendo anche i costi per ristrutturare un immobile, perché dobbiamo parlare di cose che stanno in terra e non in cielo, sono purtroppo troppo lievitati, e quindi dobbiamo promuovere anche attraverso nuove formule. L'ho detto prima, lei fa riferimento alla navetta, è il collegamento per Ibla, non solo attraverso via Monelli, ma attraverso un servizio di trasporto pubblico locale che dal 15 giugno entrerà in servizio, e attraverso quella segnaletica, proprio per segnalare quei servizi, sarà ovviamente a regime. Mi creda, consigliere, lo so che possibilmente una navetta in questo momento rappresenta un servizio che sicuramente non è al 100%, ma è anche giusto preservare, spendere in maniera oculata le somme. Il 15 giugno è vicino, nel frangente del 15 giugno questa amministrazione ha già, e lo vedete anche nei prossimi giorni, garantito il servizio di navetta in più per quanto riguarda i festeggiamenti di San Giorgio, quindi il 15 giugno partirà questo servizio in più. La pulizia e appunto il decoro servono per fare in maniera seria quello che abbiamo fatto
nei prospetti e nei siti di pregio, quindi per la pulizia straordinaria, per tutto quello che riguarda la pulizia, o il verde o quant'altro, perché qua non si lavora in comparti stagni, ma si lavora proprio per ottenere il meglio dalle risorse che è a disposizione all'ente. Via Monelli, lo avevo detto, consigliere, lo ribadisco, Via Monelli, quando ero seduto al suo posto, era il 2018, gli atti sono conservati, avevo fatto un emendamento proprio su Via Monelli e sul collegamento, e sono ben lieto che ovviamente un nostro deputato, quindi mi riferisco all'onorevole Di Pasquale, quando io ancora non ero assessore, ha proposto un emendamento in assemblea regionale, ha ottenuto un finanziamento di 300.000 euro, e quindi questo è un beneficio della città. Noi ne mettiamo 500 e andiamo a raggiungere questo risultato. L'avevo detto, lo ribadisco, gli uffici sono qua proprio perché si lavora in squadra, e quello che si ottiene non lo ottiene l'assessore, perché l'assessore domani può non esserci, loro ci sono e ci saranno e devono portare le cose avanti. Via del Giardino, la migliore risposta che l'assessore poteva dare per la prima volta, ovviamente, che si confrontava con questi commercianti, sono state le tempistiche. Venerdì Via del Giardino era aperta, sono in continuo contatto con i commercianti, non c'è venerdì, sabato e domenica che tenga per questi tempi e per queste cose, per il ruolo che ricopriamo e che ricopro, per cui il parcheggio con il vice sindaco, non dico, perché parliamoci chiaro, un parcheggio con, se noi avessimo un piano spesa così come quando in passato lei si vende già era in consiglio comunale di 5 milioni di euro l'anno, oggi potremmo parlare diversamente. Noi abbiamo un piano spesa di 1,5 milioni e la priorità e i confronti con l'assessorato dei lavori pubblici sono continui, non è prioritario, è la prima cosa, così come qualcuno faceva riferimento prima dell'università in centro storico, sono tutti punti del nostro programma. Questi punti, per chi magari qualcuno dice perché ora, perché le cose vanno programmate, a meno che andiamo sui social, andiamo sulla stampa e ci freggiamo di tante cose che facciamo pur di apparire, e poi quelle cose più da apparire vengono poi fatte male. Quindi c'è una priorità, l'abbiamo detto anche nella riunione ultima del 3 aprile con tutti, l'incontro con gli operatori, con i residenti e con tutti quelli che guardano a Dibla, non solo dal punto di vista residenziale, dal punto di vista imprenditoriale, non ho altro da aggiungere. Quindi, Presidente, ringrazio i consiglieri per gli interventi fatti. Grazie. Ha chiesto di parlare il consigliere Iurato, prego. Per il secondo intervento, ovviamente. Sì. Niente, io volevo approfittare della discussione, visto che nel piano di spesa è previsto pure questo intervento su Via Monelli. Colgo l'occasione per segnalare all'amministrazione una realtà viaria che è parallela a Via Monelli ed è la via, l'antica via di penetrazione che del quartiere San Rocco portava fino al cimitero, fino a Contrada Scassale e fino a Madonna delle Grazie. Era una via di collegamento che serviva anche per accedere ai mulini. Solo in quel tratto ci sono almeno un 6-7 mulini ad acqua. Allora, noi già abbiamo effettuato, grazie all'intervento che hanno predisposto l'ufficio, l'assessorato ai lavori pubblici, già 2 anni fa, abbiamo recuperato delle trazzere storiche che portano già da Madonna delle Grazie fino al cimitero, quindi fino a Via Dolorata. Bisognerebbe completare questo tratto, diciamo, di altissimo valore storico, che parte dalla chiesa di San Rocco e va a finire proprio al cimitero di Ragusa Superiore. Io vi invito al percorrere quel tratto, che si può fare soltanto a piedi, dove si attraversano veramente dei posti, io dico proprio favolosi. Lì, proprio in quel tragitto, si incontra la ferrovia ed è la stessa sensazione che si prova percorrendo la vallata Santa Domenica, dove si incontrano diverse realtà storiche, così come
la vallata a nord, che è proprio la vallata San Leonardo, che racchiude l'impianto cittadino di Ragusa Superiore. Quindi io ripeto, avrei il piacere di veramente di far percorrere a tutto il Consiglio Comunale, per rendersi conto della bellezza di questa via di comunicazione ormai abbandonata da diversi anni, almeno da 80 anni, sì, e per incontrare anche attraverso quel sito anche l'ex campo di tiro che c'era durante la prima e seconda guerra mondiale, proprio in prossimità del ponte ferroviario, che è datato 1893, insieme ai mulini che sono fine dell'Ottocento. Quindi ha un senso recuperare l'esatta parallela a distanza di 10 metri l'una dall'altra, pensate, è una via di penetrazione che la via Monelli fu realizzata durante il periodo fascista, mentre questa antica via di penetrazione almeno forse ha quasi 300 anni. Quindi lasciarla così già... duole il cuore vederla quando si attraversa lo stato di abbandono di questa antica trazzera, e chissà se riusciamo, assessore Gurriere e assessore Giuffrida, se riusciamo ad avere lo stesso finanziamento che abbiamo avuto per Cava Convalone, per Cava Madonna delle Grazie, per poter realizzare e chiudere il cerchio in quell'area. Grazie, se non ci sono altri interventi possiamo, collega Sortino, prego. Grazie Presidente, mi è piaciuta la risposta di Gurrieri, lo vedo abbastanza deciso per il compito che gli spetta e che spetta a questo Consiglio Comunale. È una mia prerogativa che magari non l'ho affrontata prima, e anche riguardo ai piani di spesa degli anni precedenti, cercare di, ma so che gli uffici sono abbastanza celeri e sanno quali linee dei piani di spesa degli anni precedenti portare poi a gara per vederli poi realizzati. Questa è una prerogativa che non solo di questo Consiglio, ma anche molti cittadini si chiedono, ma com'è finita con le linee delle spese dei piani degli anni precedenti. Quindi su questo, assessore, so che lei è abbastanza attivo di portare a compimento quello che altri consigli prima di noi hanno approvato. Grazie. Altri interventi? Prego, collega Chiavo. Grazie Presidente. Su quanto abbiamo chiesto nell'intervento, l'assessore è stato esaustivo, è stato chiaro, esaustivo, ha risposto, stavo dicendo, quasi a tutti i quesiti che abbiamo chiesto, poi ha detto a tutti, perché l'ultimo gliel'ho suggerito io, quello del parcheggio, lei voleva eluderlo un po', però poi una volta che gliel'ho detto, ha risposto anche lì, perché il nodo principale della vivibilità di Ibla, se Ibla dobbiamo veramente portarla a livelli di, tra virgolette, senza paragone, a me può piacere anche di più, Erice, Ritaormina, Recefalù, ci vogliono i parcheggi fuori dal centro abitato o in prossimità al centro abitato, per far sì che la pedonalizziamo definitivamente senza danneggiare i residenti. Ricordiamoci che sennò da 2005 scenderanno ancora di più. Il problema della residenzialità a Ibla, caro collega, negli anni 70, anzi 80, Ibla aveva ben 6.000 abitanti. E sono andate scendendo poi in quegli anni, proprio in quegli anni 70, 80, per vari motivi. E la legge su Ibla, voluta dall'onorevole Giorgio Chessari, nasce proprio su input di questa esigenza, legge 61-81. E bene ha fatto a citare l'assessore, l'onorevole Di Pasquale, che ha bene ha fatto a citarlo, che ha recentemente intervenuto per quanto riguarda via Monelli,
per 300.000 euro in più. Alcuni colleghi della maggioranza, che magari non più di seguire atti, pensano un po' a sorridere, a sghignazzare sul fatto del numero legale. Io vi ricordo, non vi cito perché sennò vi faccio fare male più ora, vi ricordo che è vostro obbligo essere almeno in 13, perché eravate 17, cari colleghi, lo so, già c'è un'emorragia di 13, ora se ci passano a tagliare la regione l'emorragia diventa 13 piuttosto di 14, però è inutile che sorridete se ogni tanto con la coda dell'occhio vi conto. Non è che io mi affronto a spiegare c'è la città che, essendo un consigliere d'opposizione, devo anche fare un lavoro di strategia d'aula, cioè nel senso che devo controllare che ci siete, e se il numero legale è 13, nonostante la maggioranza eravate 17 e ora dopo qualche mese siete 14, poco fa ha rilevato il mio collega capogruppo, anche se i colleghi dissidenti della maggioranza continuano a non dichiararsi indipendenti e voi non gli dite niente, questa è una questione loro, non ci potevamo fare niente, però almeno il numero minimo di 13 dovete garantirlo, di 14, e 14 oggi non ci siete perché manca il collega di Sud di Chiama Nord, mi pare. Vabbè, avrà avuto i suoi motivi, per cui l'importanza di essere 13, è inutile che mi fate questi sorrisini, questi sghignazzi, io più mi sghignazzate più lo dico davanti a tutti, l'importanza è che dovete essere almeno 13, almeno 13 è necessario, è naturale, perché sono atti della maggioranza, per cui se io vi conto e riesco a contare non vi meravigliate, perché è un atto politico anche qui, no, ci sia un assessore tranquillo, 13, siete 13, si chiede con me, a me, guardi, la risposta è con me 14 e col collega Calabrese che presto entrerà 15, no, e dovevo finire l'intervento, pensavo aveva finito. Stato chiaro sulla citare l'onorevole Di Pasquale, che più volte ha difeso la legge Swibla, sia quando era sindaco e tentavano di abbassare i soldi, e sia quando non è stato più sindaco perché stava scomparendo. Perciò ha fatto bene, lei è uno, caro assessore, che sa riconoscere a Cesare quel che è di Cesare, i meriti giusti a chi li ha per il bene, per la crescita delle nostre comunità e della nostra città. Su Via Giardino le devo confermare che ci sono evoluzioni, nel senso i lavori proseguono allegramente, potrebbero anche completarsi prima della data prevista di fine lavori. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione l'emendamento. Benissimo. Scrutatori erano Galifi, Antoci e Podimani, ma Podimani è uscito. Scrutatore Chiavola. Possiamo mettere in votazione l'emendamento numero 1 che ha presentato l'amministrazione. Prego, segretario. Sì, Malgiani, ha parlato l'assessore, glielo leggo. Allora, proposto dall'amministrazione comunale, si propone di inserire al punto 3 del piano di spesa 2022 l'ultimo capoverso come di seguito specificato: l'erogazione del contributo di 150.000 euro per incentivazione e residenzialità giovani di centro storico è subordinata all'approvazione di un apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Comunale. Siamo in fase di voto, collega. Sì, poi un altro tema. Prego, mettiamo in votazione l'emendamento. Grazie, Presidente. Di Grandi. Bennardo assente. Calabrese. Chiavola. Iurato. Caruso assente. La Porta assente. Ilardo. Gurrieri. Occhi Pinti. Lalicata. Pasta. Mezza Salma. Mauro. Criscione. Schinina. Antoci. Podimani assente. Sortino. Firrincelli assente. Zagami assente. Buscemi assente. Galifi. Vitetti assente. Sì.
16 presenti, 13 voti favorevoli, 3 contrari, l'emendamento è stato approvato. Benissimo, colleghi, votiamo l'intero atto così come emendato. La dichiarazione di voto del collega Calabrese, prego. Sì, grazie Presidente. Io dico che discutere della legge su Ibla è sempre un atto importante e ancora una volta preciso e mi rammarico del fatto che tre consiglieri di maggioranza in modo scientifico, anziché fare la maggioranza, quando ci sono da votare atti scappano. E io vi auguro a questo punto, se non volete fare chiarezza, io mi sono dovuto allontanare un attimo dal Consiglio, quindi non so nemmeno se il Vice Sindaco mi ha risposto al quesito che io ho posto all'amministrazione per dire fate chiarezza. Se non mi ha risposto, ribadisco che la città ha l'esigenza di sapere qua dentro chi è maggioranza e chi non lo è. Ci sono tre consiglieri comunali di maggioranza che se ne sono andati innanzi a un atto così importante, soprattutto dopo aver fatto un'interrogazione proprio in merito a questa materia. Allora ci devono dire, anzi non loro, l'amministrazione ci deve dire che intenzioni ha. Oggi non avete bisogno di noi per votare quest'atto, i numeri ci sono, lo potete portare avanti. E rispetto alla dichiarazione di voto, considerato il fatto che non c'è chiarezza, e questo è uno dei motivi che mi spinge a votare contrario, ma non solo questo, perché in questo piano di spesa della legge su Ibla non ci sono incentivazioni che riguardano il recupero degli immobili in centro storico. L'ho già detto in commissione e lo ribadisco in consiglio comunale. Qualcuno mi ha detto: ma i soldi sono pochi, quindi che possiamo recuperare due o tre immobili, quelli che sono? Bisogna dare un segnale, bisogna dare un segnale e bisogna dare un segnale forte. Mettere tutte le somme, con tutto il rispetto, considerate il fatto che una parte di queste somme per via Monelli, come si chiama via Monelli? Per via Monelli se ne è occupato l'onorevole Di Pasquale del Partito Democratico in sede di Regione Siciliana, credo che lo avete già detto. Ma rispetto a questo, ripeto, avete messo altri soldi. Io capisco che è un'opera importante, importantissima, ma capisco anche che ci sono tante altre opere importanti. Io non vorrei che qualcuno ha l'interesse a velocizzare tutto questo perché ha quest'idea di fare una sorta di giro per fare Corso Mazzini a senso unico, perché ha l'interesse a fare Corso Mazzini a senso unico. Ascoltatemi quando dico queste cose, ok? Perché sono passaggi importanti, poi ognuno di noi riflette e capta e dice perché Calabrese sta dicendo queste cose. E quindi rispetto a questo c'è già qualcosa che non mi convince. Ancor di più non mi convince, e l'ho detto in commissione, il fatto che noi dobbiamo incentivare con risorse della 6181 gli affitti degli studenti universitari per far sì che vadano ad abitare in queste strutture, perché questo non è incentivare il recupero del centro storico, questo c'entra poco con la legge 6181. Adesso mi fate l'emendamento perché tutto ciò deve essere regolamentato. Io credo che queste somme vadano indirizzate ai ragusani che decidono di recuperare immobili in centro storico, perché secondo me l'idea che in passato abbiamo avuto, c'erano molti più soldi, adesso ce ne sono di meno, di recuperare immobili, facciate e altro, è un'idea nobile che va, secondo me, considerata e va portata avanti. Rispetto a tutto questo, ripeto, l'ho detto in commissione, lo ridico qua, il Partito Democratico su quest'atto, proprio per tale ragione, voterà contrario, e voterà contrario anche per senza scappare dall'aula, assumendosi la responsabilità di votare contrario. E voterà contrario proprio perché, ripeto, nonostante in commissione abbiamo evidenziato questa questione, no, io mi sarei aspettato che l'emendamento che avete fatto aveva tutt'altra natura, invece l'emendamento va verso la conferma dell'idea che questa amministrazione ha avuto per come investire i soldi della legge 6181. Grazie. Prego, collega Sortino, dichiarazione di voto. Sì, grazie Presidente. Ovviamente come gruppo voteremo favorevolmente. Riguardo a chi mi ha preceduto, noi qui stiamo votando un piano di spesa che sbloccherà
incentivi di attività economiche di soggetti privati che aspettano contributi, parliamo di 3, 4, 5 anni, quindi noi ci siamo dei consiglieri, qui c'è la maggioranza, c'è la minoranza e voterà questo atto e quindi da questo punto di vista darà delle risposte ai cittadini. Chi è assente ne risponderà con la propria coscienza, ne risponderà davanti poi ai propri elettori. Non sta a questa maggioranza in consiglio fare chiarezza, bensì ai consiglieri che adottano un comportamento rispetto che a un altro. Grazie. Grazie a lei. Possiamo mettere in votazione l'atto così come è emendato. Prego, segretario. Grazie, presidente. Di Grandi, Bernardo assente, Calabrese, Chiavola, Iurato, Caruso assente, La Porta assente, Ilardo, Urrieri, Occhi Pinti, Lalicata, Pasta, Mezza Salma, Mauro, Criscione, Schininà, Antoci, Podimani assente, Sortino, Firrincelli assente, Zagami assente, Buscemi assente, Galifi, Bitetti assente. Come per 16 presenti, 13 voti favorevoli, 3 contrari. Il primo punto all'ordine del giorno, la 6981, è stato approvato. Benissimo, colleghi, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è la rideterminazione gettonale di presenza dei consiglieri comunali, proposta per il Consiglio Comunale numero 34 del 29/4/2024. Ora magari il dottore Lumiere darà alcuni chiarimenti. È stata un'indicazione che la Presidenza ha dato agli uffici per, in base alla legge nazionale, di rideterminare il gettone di presenza. Se il dottore Lumiere vuole intervenire su questo. Grazie Presidente, signori consiglieri e signori assessori presenti, Vice Sindaco. Il Presidente, come ha appena detto, lo ringrazio, ha ricordato appunto che nella seduta della conferenza dei capigruppo che vi è stata il 22 aprile scorso è stato dato mandato appunto per il tramite del nostro Presidente a che noi predisponessimo un atto deliberativo per la rideterminazione del gettone di presenza dei consiglieri comunali. Faccio una breve così premessa dicendo che questo gettone ha subito con deliberazione 32 del 9 ottobre 2018 una decurtazione rispetto alla quantificazione che era stata fatta antecedentemente da quella data in seguito a una norma nazionale che fu applicata anche in Regione Sicilia. Questa deliberazione, che quindi è la base da cui partiamo oggi, risale, come dicevo, al 9 ottobre 2018 e prevedeva la riduzione del gettone di presenza a 33,51 euro. Questa riduzione si è mantenuta appunto inalterata fino alla data odierna, salvo che appunto è intervenuta una norma regionale, prima ancora una norma nazionale, che prevedeva la facoltà appunto di una rideterminazione sulla base di alcuni parametri che erano collegati alla riparametrazione degli amministratori in senso di amministrazione attiva, cioè sindaco, assessore, presidente del consiglio e vicepresidente in ultimo come da norma regionale. Per cui in questo senso la proposta prevede di rideterminare la misura del gettone di presenza nella misura del 100%, perché appunto si collega alla recente rideterminazione che è stata fatta per gli amministratori, sindaco e assessori, come si diceva prima. Il tutto è previsto secondo quanto previsto dalla disciplina dell'articolo 13,51 della legge regionale 13 del 2022, che abbiamo citato anche in commissione. La collega, infatti, Amarino ha partecipato alla commissione in maniera appunto fattiva, esponendo quanto sto dicendo io. Inoltre la legge di stabilità regionale ha modificato l'articolo 41,2 della legge regionale numero 3 del 31 gennaio 2024, che è il cosiddetto collegato alla finanziaria, e ha fatto sì che il quadro normativo mutasse definitivamente, facendo appunto sì che nell'allegata tabella A che voi leggete il gettone di presenza
all'epoca, quindi del 2018, ridotto anche in applicazione della cosiddetta legge del Rio del 2005 a 33,51 euro sulla base del 36,15, adesso possa essere rideterminato su base appunto 36,15 a 72,30 e ulteriormente incrementato del 3% ai sensi dell'articolo 2,1 lettera B del decreto ministeriale 119/2000 a 74,469 millesimi, insomma diciamo qua è 47, questa sì, arrotondato 47, questo perché possiamo anche utilizzare l'incremento del 3% che è previsto appunto nella norma che ho appena citato, perché il totale delle entrate dell'ente è parificato al 47% e 51%, quindi rientra nella media demografica dei comuni. Per cui anche la tabella B a suo modo è pertanto possibile applicare importi tabellari di quel prospetto, perché prevede questo ulteriore incremento pari al 3%. In ragione di questo ragionamento, appunto, la proposta attuale prevede questo incremento a 74,47, che sulla base ecco, di quanto prescritto dalle norme, quanto discusso in commissione, sembra applicabile a questo ente. Io per il momento fermerei. Grazie. Presidente, la ringrazio. Se non ci sono interventi, Consiglio. Sì, dalla Presidenza del Consiglio. Ha dato mandato, dopo una riunione con i capigruppo, lei si ricorderà, abbiamo mandato agli uffici per rideterminare il gettone. No, è stata la Presidenza del Consiglio. Presidente, dietro appunto input della conferenza dei capigruppo a dare il via agli uffici per rideterminare il... Va bene, me la prendo... No, dalla Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio. No, sono sì. Bene. Sì. Microfono. Infatti, per questo. Era benissimo, possiamo mettere in votazione la delibera. Prego, segretario. Grazie, Presidente. Di Grandi. Bennardo, assente. Calabrese. Chiavola. Jurato. Caruso, assente. La Porta, assente. Ilardo. No, non avevo capito io, non volevo intervenire. Scusa, non l'avevo visto, volevi intervenire. Siamo in votazione. Siamo in votazione, Presidente. Prego. Gurrieri. Occhipinti. Lalicata. Pasta. Mezzasalma. Mauro. Criscione. Schinina. Antoci. Podimani, assente. Sortino. Firinceli, assente. Zagami, assente. Buscemi, assente. Califi. Bitetti, assente. Sedici presenti, 14 favorevoli, 2 contrari. La delibera è stata approvata. Vi chiedo 2 minuti di sospensione in aula stesso.
colleghi, mettiamo in votazione il rinvio del terzo punto. Prego, segretario. Di Grandi. Bennardo, assente. Calabrese. Chiavola. Jurato. Caruso, assente. La Porta, assente. Ilardo. Gurrieri. Gurrieri. Se n'è andato, assente. Occhi Pinti. L'Alicata. Pasta. Mezza Salma. Mauro. Sì. Criscione. Schininà. Schininà. Sì. Antoci. Sì. Podimani, assente. Sortino. Sortino. Firinceli, assente. Zagami, assente. Buscemi, assente. Galifi. Vitetti, assente. 16 presenti, 16 voti favorevoli. La delibera è stata rinviata. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale odierno, augurando a tutti voi una buona serata.